L'Alfa è davvero una grande azienda. Ma voi dovreste pensare solo a vendere automobili, non preoccuparvi di gestire un piccolo reparto di auto da corsa. Io avrei intenzione di rilevare tutta la vostra sezione sportiva. Auto, pezzi di ricambio, motori, pneumatici, tutto quanto. E lei ha le risorse per sostenere questo genere di investimento? Francamente, signore, non c'ho una lira. Però ho un progetto. Rendere le vostre auto le più veloci del mondo. Queste sono solo parole, signore, e anche vaghe per giunta. Non c'è una base che sostenga la sua offerta. Non possiamo prendere in considerazione una proposta del genere. Aspettate un momentino, per favore. Li ho conquistati. Non potrebbero essere più entusiasti. Sì, va bene, ma... Non si preoccupi. Fra poco firmiamo il contratto. È fatta. Aspetti lì. Signori, prego. Prego. Queste non sono solo parole, ma fatti. È il mio unico impegno, il mio scopo più grande, la missione della mia vita. Purtroppo ci vogliono delle strutture che lei non ha. Ma io ce l'ho. Io vi invito a Modena. Venite pure a visitare la mia fabbrica. Perché non ci parla del suo staff? Forse non ci crederete, ma io ho anche meccanici, tecnici e il miglior progettista sul mercato. È impossibile. Il migliore è Vittorio Iano ed è legato alla Fiat. Lo sappiamo bene. Gli abbiamo fatto più volte delle offerte molto generose, ma le ha sempre rifiutate. Probabilmente perché nell'offerta non era incluso un sogno. Forse non l'avete ancora capito, signori. Ma i sogni spesso sono contagiosi. Ho capito se è davvero dei... Guarda, certo non è uno senza idee. Qui c'è da fare per anni. Fammi vedere. Ma come si fa a mettere in mano una squadra? Comunque c'è un investimento piuttosto consistente. Signori, vi presento Vittorio Iano. Buongiorno. Buongiorno. Spingerò le vostre auto al massimo. Le preparerò, le modificherò. E quando le mie Alfa vinceranno, perché vinceranno di sicuro, la gente correrà a frotte nei vostri saloni a comprare le auto più veloci del mondo. Parola di Enzo Ferrari. Grazie infinite. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno.